Ciao a tutti ragazzi, adesso andiamo a testare Betafight 3.5 che io ho appena provato e mi sono cascati tutti i capelli dalla goduria. Il mio consiglio è quello assolutamente di volare non con le impostazioni stock, ma di partire con tutti i consigli che avevamo visto con Betafight 3.4, di cui vi lascio il link sotto, sia del video in cui spiegavo qualche dettaglio della 3.4, sia del link con tutti quanti i consigli sul tuning che dovete assolutamente seguire. Quindi dovete partire dai settings e dal tuning consigliato di Betafight 3.4 e poi da lì andate a effettuare il tuning delle nuove impostazioni di cui adesso vi parlerò. Particolarità come il settaggio dei filtri, quelli non ve li trovate, quindi è una cosa che dovete fare andandovi a vedere i consigli di Betafight 3.4. Una delle particolarità più importanti di Betafight 3.5 è l'introduzione del feed forward. Quando andate a settare i feed, in Betafight Configurator troverete questa nuova variabile che è FF. Ok, che cos'è? Fondamentalmente in Betafight 3.5 hanno deciso di eliminare il D-Set Point Weight, che se vi ricordate è l'impostazione che dobbiamo utilizzare per andare a settare il modo in cui risponde gli stick. Quindi se vogliamo una reazione più veloce lo dovremmo andare ad aumentare, se vogliamo una reazione più smooth, più lenta, la dobbiamo andare a diminuire. Se io muovo lo stick in una certa direzione, andando ad operare su questa variabile, faccio in modo che il quad risponde perfettamente ad ogni minima oscillazione del mio stick aumentandolo, oppure diminuendolo vado a rendere il movimento più smooth. Quindi è molto utile impostarlo in base al modo in cui noi vogliamo. Se vogliamo fare dei trick più robotici, veloci, lo dobbiamo accelerare. Se vogliamo rendere più smooth il passaggio tra un trick e l'altro, lo dobbiamo rallentare. La cosa stupenda, che veramente io amo, è che hanno messo la possibilità di intervenire sul feed forward in tutti e tre gli assi. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che se io voglio una particolare reazione sull'asse del pitch, posso intervenire solo su quell'asse. Se lo voglio sul roll, sul roll. Se lo voglio sullo yaw, posso intervenire solo sullo yaw. E quindi è molto importante, perché magari ho dei difetti che su un particolare asse che riguardano il mio modo di guidare, e quindi vado a intervenire solamente lì. Un'altra cosa molto importante è che hanno migliorato i filtri dinamici, però quella è una cosa che insomma ce la ritroviamo in automatico. Un'altra cosa a cui bisogna prestare attenzione è il tuning sull'asse delle yaw, perché le impostazioni consigliano di partire da 40 di PID e 120 di 0 sullo D. Non toccate mai il D, perché sennò rischiate di fare casini. I sviluppatori consigliano di tenerlo a 0, però è importante partire da questa impostazione base, perché il quad vi cambia dal giorno alla notte. Tutti i test li effettuerò con il mio Camaleon T, di cui vi lascio tutte quante le indicazioni sempre nella descrizione, e a fine video troverete i PID e le impostazioni che ho usato alla fine della mia sessione di PID tour. Vediamo effettivamente come va questo Betafight 3.5. non dimenticatevi di lasciarmi nei commenti le vostre osservazioni. Pronti? Dai! Con l'occasione testiamo pure queste bellissime batterie della CNHL. Eccole qua. Sono 100 C di scarica, mamma mia, 1300 mAh, 4S, vediamo come va. Mettiamo il profilo stock. Mettiamo il profilo su cui ho fatto tuning e vediamo come va.
me sembra che va una bomba. I motori non scaldano come la 3.4, quindi questo penso che sia dovuto dal fatto che hanno migliorato il dynamic filter. NHL 100C si sentono tutti. Prima stavo rischiando di beccare un albero laggiù, ho dato gas e hanno risposto benissimo. Se è saputo prendere, è saputo settare a dovere, è una bomba, ragazzi.